Qua c'erano i fascisti, qui che aveva il gambale e via di seguito. Secchiati era un socialista. Allora è terminata la guerra, si è messo in paese vicino il monumento con Tripiedi, questo qui, e fra i socialisti di allora hanno fatto risotto. Hanno fatto risotto. Ma qua c'erano ancora i gerarchi fascisti. Cosa hanno fatto? Qua a Isola c'erano le prigioni. È vero che c'erano le prigioni, ci sono ancora sì, qua a Isola. Nell'attuale comune. Nell'attuale comune che loro hanno mantenuto i cardini delle porte. Hanno preso questi socialisti e li hanno cassati in prigione. Si sono trovati l'anno successivo, hanno aumentato il paiolo e hanno fatto di più. Nel frattempo sono venuti le, perché sempre a settembre si faceva la raccolta del riso qua, quando si raccoglieva il riso. Quell'anno lì c'era da fare anche il sindaco. Allora cosa si fa? A Isola della Scala, che non è, era il paese qua, ma l'isola della Scala è fra il Tartaro e il Piganzo, diciamo due fiumi, e c'era un isolotto e la vecchia che è la Contrà, la Doltra o il Vo, dove c'è una villa del 400. Allora chi si doveva eleggere questo qua? Hanno eletto un certo Pasqualin, che era uno proprietario terriero, comunista sfegatato, però non sapeva né leggere né scrivere. È stato fatto sindaco e questo qua ha dato l'autorizzazione a fare sulla piazza il risotto per la popolazione che si era liberata, perché i gerarchi o sono spariti o si sono dati a gambe o si erano nascosti, c'era un altro vento, gli americani sono passati via di seguito. Allora sono fatto, cosa faceva qua? Qua sussisteva che quando diciamo a fine anno ogni famiglia aveva il maiale o il guglioli, come dice Antonio. E la pasta del salame che facevano, i che disea tasta sai. Perché? Cosa deriva il tasta sai nostro? Perché nelle cascine o nelle famiglie che ammazzavano il maiale si prendeva le braccia dal focolare, che non c'era stufa, non c'era niente, si tiravano indietro, si metteva la graticola per la polenta, si metteva una carta azzurra, che era quella oleosa che si incartava, e mettevano la pasta sopra questa qua, e ognuno assaggiava se andava bene del sai, che vuol dire tasta del sai, tasta sai. Allora è composto da maiale, cioè pancetta e lombo, parte magra del maiale, pepe tritato, quello in grani con la bottiglia che si faceva, quello lì, e aglio frullato, non a pezzi, aglio frullato, e sale in percentuale, che ci sono ancora le ricette. E quello era quello che è partito. Allora ogni anno la fiera è andata avanti. Dopo 15-20 anni si è raggiunto che in paese non ci stava più, si faceva in un parco qua vicino che è del Tartaro, e poi le amministrazioni comunali hanno pensato di farlo lì alla Bastia, e hanno fatto questo enorme capannone in legno più l'aggiunta di tendoni, e siamo arrivati a, si faceva sui 50.000 risotti. Poi è venuto il Covid, si è bloccato tutto. Però qua da Isola della Scala c'è una variante del risotto, del quel nostro risotto, che si mette il vitello. Allora la ricetta è 60% di carne di bovino, di suino tagliato, questo è lì.
10 di pancetta sempre tritata e il 20% di vitello. Sempre. E quello allora le dà un gusto dolce. E quella è la ricetta che va avanti. Poi se si va verso Bonferraro da qua sul lato di Mantovano è sempre la ricetta, ma non mettono il vitello, ma loro lo fanno con la salamella. Cioè prendono la salamella fresca, levano le bue, diciamo l'involucro che le contiene, però è sa un po', essendo l'intestino di un bovino, è sa un po' d'odore, l'olè, le carta. Se si va verso Villafranca fanno delle altre aggiunte, se si va in città a Verona non sanno neanche che cos'è il tastasal. Come si scrive? Tastasal? Tastasal. 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 Che okay. Vuol dire assaggia, tasta, vuol dire in dialetto veneto, vuol dire assaggia se va bene di sale la pasta. Il tuo nome? Il mio nome è Raffaele. Il cognome? Crozzoletti. Crozzoletti. Grazie Raffaele. Originario, lo sai, ti dico anche da dove provengo. Sai dove è Roncaite? No. Sai dove è la Stra? No. Allora, in provincia di Padova, dove c'è la Stra, c'è la Villa Sisi, quando è venuta a Milano che l'hanno fischiata e via di seguito. Lì c'è una villa bellissima. Senti Raffaele, io, siccome devo andare a suonare tra qualche minuto, voglio chiederti una cosa, scusami se ti interrompo. Voglio chiederti perché non si poteva fare il risotto sotto i fascisti? Qual era il motivo per cui li avevano messi in galera per via del risotto? Perché erano socialisti. Ah, non c'entrava il risotto quindi? No, socialisti, dice, è venuta la liberazione, hai capito, festeggiamo. Ah, ecco, quindi il risotto era una scusa per fare un pranzo sociale. Pranzo sociale. Ok, per tutti. Per tutti. Ok, grazie Raffaele, adesso ecco, mi è più chiaro. Ma allora questi, i pochi socialisti che si sono, hanno avuto l'idea, dice, ma qua succede qualcosa, di andare a festeggiare sulla piazza, non si poteva. Grazie Raffaele di questo bellissimo racconto.